Il vicepresidente della Fondazione Umbria Jazz Stefano Mazzoni e l'assessore alla cultura della Regione Umbria Fernanda Cecchini hanno presentato questa mattina quello che si propone di essere il festival numero zero di Umbria Jazz in Cina, che si svolgerà dal 17 al 23 ottobre a Chengdu. L'Umbria è assolutamente alle prese con un evento di tipo storico che la vede protagonista in un grande paese come la Cina, con Umbria Jazz, una sorta di ambasciatore, almeno in Cina, del jazz italiano, quindi una grande operazione culturale che, siccome si chiama Umbria Jazz, diventa anche una grande operazione promozionale per l'Umbria, quindi non solo musica, non solo cultura, ma l'Umbria che naturalmente rafforza quei contatti che già nel tempo ha costruito e sta costruendo sul fronte turistico, commerciale, imprenditoriale e altro. La formula di Umbria Jazz Chengdu sarà simile a quella di Umbria Jazz Winter ad Orvieto, con artisti residenti che si esibiranno tutti i giorni. Il cartellone sarà ricco e articolato e comprenderà tra le altre le esibizioni del quintetto di Stefano Di Battista, quelle del quartetto di Rosario Giuliani, i Funk Off e la Swing Valley Band. Ma la speranza vera è che il jazz, e l'Umbria in particolare, facciano breccia oltre la grande muraglia. Questa è una grandissima occasione, siamo i primi che riusciamo a fare questa cosa, perché forse questo è il festival numero zero, ma riusciamo dove non c'è riuscito nessuno, neanche gli americani.